ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua tutti insieme perché vi ho chiesto su Instagram che video preferivate vedere per questo mercoledì. Quindi se il video dove riproducevo il trucco di Basic Gaia, cioè riproducevo, come specifico sempre, devo migliorare ancora un botto, quindi lo faccio per imparare nuove tecniche, per migliorarmi, per prendere ispirazione da i top. E quindi vi avevo chiesto appunto di scegliere tra il look di Basic Gaia che aveva fatto nel suo ultimo video con le tecniche che le fanno paura e il look che Mr. Daniel ha fatto su Melissa, sempre nell'ultimo video di Mr. Daniel. Mi avete risposto di più, insomma ha vinto il sondaggio per il trucco di Mr. Daniel, quindi siamo qua tutti insieme a riprodurre quel make up che speriamo venga decente, perché Daniele è atomico, cioè è davvero una roba impressionante. Ogni volta che vedo un suo video, un suo look, rimango senza parole. A parte questo, ha fatto anche tutta una bellissima acconciatura. Io mi sono un po' tirata sui capelli, giuro raga che mi sono impegnata, avevo fatto anche i boccoli eccetera, ma cioè io proprio le acconciature non le so fare, sono negata, sono realmente negata. Quindi detto questo, mettiamoci il cerchietto, tanto so che sennò mi sporco. E vediamo un attimo, io l'ho già visto il video e vediamo un attimo, lo rivediamo insieme perché ovviamente non mi ricordo tutti i passaggi e vediamo un po' cosa combinare. Allora, qua gli sta facendo l'acconciatura e parte. Allora, iniziamo con l'idratazione che è molto importante. Tu adesso ti sei appena storcata, quindi hai il viso pulito, e io applico l'Elisir, anzi il Glow Elisir di Becca. Ok. Questo siero. Ma mi pare luminoso. Lo stendi con le mani? Con un altro make-up, perché io ti vedo sempre truccata più o meno con lo stesso stile. Sì. E comunque è anche un po' una sfida per un make-up artist truccare qualcuno che già si sa truccare, che si trucca sempre in un foundation. Wow, Nabla! Sono due tinte di Nabla che è appena uscito, ragazzi. Allora, mi sono messa il primer. Io non amo stendere le cose con le mani, in realtà. Sugli altri sì, su di me... Fatto sta che lui ha messo il Glow Elisir di Becca. Ovviamente raga, io riproduco con quello che ho, non ho quei prodotti. E quindi ho messo l'unico primer illuminante che ho, perché in realtà tendo a usare primer mattificanti, opacizzanti per i pori eccetera, ma non illuminanti. Quindi ho questo qua della OWA Studio, il Wonder Skin, che è anche un sottotono rosato, però come vedete è luminoso, la mia pelle risulta subito più luminosa. Quindi ho applicato lui, lo trovate nel sito di Shop Miss A se vi interessa. E questo qua è nella colorazione Wonder Skin Illuminating Primer, si chiama così. Ha 1004 forse è il numerino, quello che c'è dietro. È carino, mi piace molto l'effetto, super, insomma, un po' glowy, un po' sano, che dà la pelle, come vedete, subito più luminosa. Poi andiamo dal fondotinta, raga, e lui applica il nuovo fondotinta di Nabla, Close Up. E io non ho, non l'ho, però viene detto essere coprente e nello stesso tempo non si sente sul viso. Ora, io sono un po' indecisa. Nel senso che da un lato vorrei usare lo Studio Skin di Smashbox perché... ha una buonissima coprenza, stratificabile, e non lo sentite minimamente sul volto. Dall'altro lato però vorrei provare il Fit Me di Maybelline, che è super super leggero, e ho visto che sta super spopolando sui social adesso, seppure io l'abbia da un po'. In realtà non ho mai capito benissimo se questo it's ok o non è it's ok for me. So, dato che questo qua l'ho usato in tantissimi video, vi ho fatto anche un video dedicato e tutto, e lo uso sempre, sapete già com'è, ve ne ho già parlato a sufficienza, quindi direi che andiamo con lui. Vediamo un po' come lo applica. Mi pare con il pennello, poi io sono super proud di questo prodotto light. Ok, quindi è un pennello un pochino più in questo modo stondato così. Io di solito uso quella lingua di gatto e lo stende. Lo stende dappertutto tranne la zona delle occhiaie. Quindi io direi che me lo metto sulla mano. Allora, questo qua è la colorazione 120.
matte and poreless per pelli da normali a grasse. Io ce l'ho mista, quindi vediamo un po'. Che poi io, raga, stasera in realtà... Ah, qua no, è vero, mi stavo già dimenticando. In realtà io stasera esco, così posso anche vedere la durata e come si comporta questo fondotinta. Allora, da come viene descritto quello di Nabla, secondo me questo è meno coprente, seppure io non abbia quello di Nabla, ma io non lo descriverei questo un fondo coprente. Anzi, adesso dopo poi vediamo con la blender. Il colore mi piace, per me questo colore. Allora, vedo ancora la pelle abbastanza luminosa. Questo è matte, però noi abbiamo messo il primer illuminante sotto. Allora, io personalmente mi vedo ancora qualche rossore. L'imperfezione un po' si notano, adesso dovrei... Ok, vedete? E insomma, qua non l'ho applicato, però vedete qua qualche rossorino. Qua le imperfezioni. Però il colore mi piace molto. Mi piace questo effetto un po' glow che stiamo creando questa volta. L'ultimo piccolo pump, cioè pump, lo metto poi qua sulla mano. E vado qua. Capisco se... Cioè, sembra che mi evidenzi la grana della pelle. Beh, sicuramente non è per pelli secche. In primis perché è formulato come fondotinta mate e in secondo luogo perché già vedo che un pochino mi evidenzia me. Adesso poi devo settare tutto. Però se già un pochino evidenzia me che non ho la pelle secca, una pelle secca secondo me... Comunque dopo lui va con la nuova spugnetta di Nabla. Mettere bene il fondotinta dentro, ed è una cosa questa che piace un sacco anche a me. Io uso la mia amata Beauty Blender. Adesso la mattina, raga, mi è presa la fissa queste imperfezioncine qua. Vabbè, sono due brufoletti che sono abbastanza presenti, eh. Adesso la mattina uso sempre un pennello del genere, questo è della Miro Pure a lingua di gatto, e poi con il dittino vado leggermente qua per stenderlo meglio, perché ovviamente con questo pennello non ci arrivo bene. Comunque, la zona del contorno occhi struccata, perché dopo metteremo il correttore. Zona del contorno occhi struccata. Fai questa cosa. Yes. Aiuto. Vediamo cosa fa. Andiamo a truccare gli occhi e utilizzo un primer, questo è il Fenty Beauty Primer. Fenty Beauty Primer, io uso lo Smashbox. Già sapete che questo prodotto lo adoro. Questa palette di Morphe. Non l'ho mai detto in video, io adoro questo primer di Smashbox, è spaziale. Ha una durata di 24 ore, raga, davvero, cioè, l'ho testato per quasi 24 ore. No, per più di 24 ore a Capodanno, è vero, mi stavo dimenticando. Raga, una durata eccelsa, davvero, fa durare gli ombretti per sempre a Capodanno, davvero, raga. Cioè, mi sono truccata tipo alle 6 del pomeriggio, una roba del genere. Sono tornata la mattina seguente alle 9, alle 10 della mattina e avevo il trucco occhi top, cioè proprio on fleek. E avevo messo lui, così come ho messo lui l'ultima volta che sono andata a ballare nel video, cioè nel trucco tutto nero che vi lascio qua perché vi ho... fatto il video di un trucco super power e super resistente. A parte questo, è una bomba, è leggermente cremoso, voi lo scaldate con il dito, lo posizionate su, lo fate asciugare quei 60 secondi e poi la vostra palpebra è prontissima per accogliere i vostri ombretti. Allora, lui usa questa palette di Morphe e in realtà fa un trucco sui toni del rosso, quindi voglio prendere le mie palette nei quali posso avere degli ombretti simili, eh? No, vediamo, diamogli un'altra possibilità, perché i colori sono veramente belli. Prima di usare quella palette, volevo creare un minimo di ombreggiatura sulla palpebra. Io utilizzerò la Cali Contour. Che bella la Cali, raga! Ragazzi, è tipo distrutta, dovete scusare, ma la uso veramente tantissimo. Piace un sacco anche a me. Allora, questo marroncino caldo, e io credo che come marroncino caldo
dato che anche lui usa una cialda da contouring, utilizzerò la cialda, come si chiama, Jabon, giusto? Urban Decay Jean Michael Basquiat, è un pelino più freddina, non è calda come la sua, però io dei bronzer così caldi non credo di averlo. Non è vero, ce l'ho in questo Makeover Essential Contour Kit, questo è un pelino più caldino, quindi vediamo un po'. Inizio a creare un'ombreggiatura all'interno della piega dell'occhio. Sono un po' polverosi. La cosa bella di queste polveri è che sono super soffici e si sfumano benissimo, queste della Kali Contour. Mm-mm. Prendo questa colorazione, che è un rossiccio marroncino. Il suo è molto più aranciato caldo, però vabbè. Vabbè, mettiamoci anche un goccino di Urban Decay, che è un pelino più pigmentato. All'interno. Ah, mi sembra tantissimo pennello fatto così, forse leggermente più sottile. Questo è di Urban Decay, della Naked. Prende comunque questo rosso rosa, lo descrive mattone, eccetera, anche con una punta di rosa. Io farei un mix tra questi due, no scusate, tra questo e questo, della palette di Measurable Difference, l'Enchanted. Vediamo un po'. Lega, dare un po' più di profondità e di tempo a scaldare. Che rilassante, tra un po' mi addormento. Oh my gosh. È bellissimo sentire il pennello. Io sono molto più caldo. Questo notte mi sembra bello. Purtroppo non c'è un color crema opaco in questa palette per sfumare. Però quando non avete un colore di questo genere potete utilizzare anche una cipria. Basta prendere una cipria. Ok, quindi andate. Time out. Innanzitutto il suo è molto più pigmentato del mio, anche molto più caldo. Devo comprarmi la Kali. Vabbè raga, noi facciamo un video ispirazione, seguiamo il passaggio e quanto altro, non importa che sia con gli stessi prodotti ovviamente, anche perché non ce li ho. Comunque poi prende, mi pare con lo stesso pennello, lo pulisco un attimo, una cipria e sfuma un pochettino, perché non c'è il colore panna nella palette. Quindi facciamo uguale. Poi prendo questo rossiccio lampone, bellissimo questo colore, vado nella parte più esterna. Ok, io prenderò la Zulu. Farlo in questo modo e a diffonderlo sempre, sfumandolo insieme agli altri marroncini. Ma ti è mai successo che la ragazza che magari truccavi non gli piaceva il make up e quindi gli hai dovuto rifare? Adoro! Mi ricordo che certo, magari certe volte capitava che ok non... Ok, ora sta prendendo un colore più, non so come mai, sempre quel rosa fragola shimmer. E io sinceramente non ne ho così, però ho questo qua, che può essere un rosa shimmer, non lo so, è un po' diverso, però vabbè, ci accontentiamo. E lo mette sulla restante parte dell'occhio, in realtà con un pennello, io credo che andrò però con le dita, perché questi ombretti di Juvia stanno il meglio con le dita. Che ti succede? E non li sto dando da bagnati, eh. Cioè, proprio così. Prendo pennello più piccolo. Dai, un po' di... ce li ha diversi riflessi, anche dorati, però anche rossastri rosa. Comunque riprendo un attimo il rosso. Io prendo dalla Sofex 21, perché è un pochino più rosso, il suo look è molto più acceso. E arriva un attimo qua. Di solito quando faccio dei make-up di... cerco di riprodurre dei make-up che poi appunto io lo faccio anche per allenarmi, prendere ispirazione, nuove tecniche, eccetera. E faccio sempre il look più power. Questo giro va così, ma vi voglio far vedere questo ombretto da vicino. Perché
una bomba. Lui prende una salvietta che io non so se ho. Non ho salviette in casa, io non sono tipica a utilizzare salviette, quindi vado con l'acqua micellare di Nivea, senza risciacquo, se non sbaglio. Yes. E quindi con un dischettino vado a fare quello che dovrebbe fare la salvietta. Quindi vado qua. Poi lui cosa fa? Arriva col fondo, se non sbaglio. Che ragazzi, è tantissimo, veramente tanto questo fondotinta. Allora, adesso abbiamo inserito 3 nuove tonalità di Close Up Concealer Nabla. Ok, correttore. Sai che avevamo già Light Peach, questo è il Medium Peach. L'avevo già usato questo qua. Ah, e questo è perfetto per contrastare il viola sotto. Allora, lui va con i close up di Nabla, prima uno più aranciato, perché insomma, per coprire il resto degli occhiali, poi Melissa ha appena fatto il filler e di conseguenza c'è ancora un po' il lividino. E io utilizzo questo colore aranciato di Concealer Collection, sempre di Mesurable, e c'è un bel arancione anche bello scavato. E quindi uso un pochino di lui, è un po' da scaldare. Ah, e poi va con un correttore più chiaro. Io in realtà ho il close up di Nabla, lo adoro, è secondo me un correttore top. Io sono dal lato di adoro correttore Nabla, soprattutto in combo con la sua cipria in polvere libera. Vi fa un effetto super piallante, super coprente, lo adoro, ne basta pochissimo. Ma dato che lui utilizza un correttore più chiaro, utilizzo il Camouflage di Essence, che sapete che secondo me ha un buonissimo rapporto qualità-prezzo. Ne mette 3 puntini, forse anche più piccoli dei miei. Terra, in quest'area ancora un po' di scuola. Va col pennellino. Di Ivory anche nella parte centrale del viso, quindi sul mento, lungo il dorso del naso, proprio poco, e al centro della fronte. Posso usare sempre la spugnetta. In questo modo avrò un punto luce un po' più definito. Nuova tecnica che potrebbe piacermi. E dice che lascia il correttore del naso un po'. Vorrei fare un soft baking. E per farlo utilizzo la cipria compatta smooth. Non super sfumato, che così. Che è sempre della nuova linea Close Up. E questa cipria, ragazzi, resta più luminoso. Lui fa un soft baking con la nuova cipria di Nabla, che dice essere perfetta. Io non ce l'ho, però non la voglio usare compatta, la uso in polvere libera perché uso quella di Nabla. La Baking in Setting Powder, che raga, io adoro follemente. Non mi secca minimamente il contorno occhi, ma me lo pialla da morire, ma raga, cioè, no vabbè, io ve lo devo far vedere. Senza cipria, con la cipria. Cioè, guardate la differenza. Cioè, a parte l'occhiaio che si vede anche di meno, però è molto più piallata. Cioè, assurdo, assurdo. C'ho anche il piercing storto. E quindi vado con lei, faccio il soft baking. Io voglio mettere la cipria solo in quest'area. Il resto lo lascio così. Anche un po' qua. Sono un amante del glow. E visto che già il fondotinta comunque ha un finish matte, radioso, mi basterà. Bracciglia. Ragazzi, sto utilizzando questa matita? Sono quelle che si utilizzano per prima del microblading. Ah, boia, prima del microblading. E mi si trova benissimo perché è il tratto obliquo. Io vado a tagliarla con un taglierino. In realtà c'ho anche il brow pot di Nabla, però lui usa una matita. Con questo brow Surseal Styler di Lancome. Raga, però scusate, ma io un leggero tocco, perdonatemelo, del gel di Nabla, io ne sono dipendente, lo devo mettere perché ha davvero delle sopracciglia sfigate, perdonatemi. Uso il tipico Make Me Brown di Essence. Super easy. Vediamo un po' cosa fa. Sembra un marroncino. Al rossiccio marroncino di prima. Ok, Mr. Daniel. Sicuramente non amo gli horror. Non so se l'ho chiesto. Se l'hai capito. Al centro dell'occhio voglio utilizzare questo ombretto di Hourglass. Che
top, poi, proprio di questi toni. Adoro! Sì. Ok, devo andare a rubare una cosa a mia madre. Top! Ok, al suo posto noi utilizzeremo questo bellissimo Dazzle Shadow Liquid di MAC. Io adoro questi pigmenti, raga, sono... cioè, questi ombretti liquidi sono la vita, cioè, sono veramente assurdi. Questo si chiama Flash and Dash e ha dei micro glitter, delle perlescenze verdognole, dorate, rosate, spaziale, e ha una base bronzo dorata. Comunque è super super luminoso. E quindi lo metto qua. Cioè, ciaone. Ci spatacco in cima, che sono invece un pochino più oro, gli Heavy Metal di Urban. E questi col pennellino super sottile, e quindi non serve il pennellino, sono quelli che vado a mettere anche nell'angolo interno. Oh, cioè, wow, che luce. Vado a rimuovere. Sì, si vede che è proprio ispirato e non è... Ci prende eccesso. Oh my god. Una delle mie matite preferite di sempre, ed è la Teddy di MAC. Teddy. Che non ho. No, non ho mai usato matite di MAC. Cosa ci fai con questa Teddy? Questa è una matita casual, quindi quelle morbide che si sfumano. Ah, matita casual. Questo colore guarda, cioè, è la vita. È un bronzo scuro. Vado alla base. Ciao, non ce l'avrò mai. Ah, fa proprio tipo una linea del liner. La matita che probabilmente ci può assomigliare di più, perché è l'unico bronzato che ho, è la matita occhi X-Ray Pencil 05 di Deborah Milano. Matita occhi waterproof, comfort e tenuta estrema. In realtà questa la uso spesso alla mattina, e quando ho un pochino più tempo del solito, per darmi una leggera sfumatura. È super figa. E comunque volevo capire come... E... cosa che mi piace di questa matita è che è morbida, cioè non si secca subito, e quindi riuscite a dare una certa sfumatura. In realtà non sono molto brava in queste cose, miglioreremo, ammetto, che non, perché non ce li ho. Allora, un marroncino scuro, e lo prendiamo direi da lei, dalla Naked di Urban. Anzi, no. Oh my gosh, sapete cosa? Ah, non ho usato alla fine coso di Nabla. Comunque prendo un pochino, poco poco di Adagio dalla Poison Garden, e faccio come Daniel e lo metto un po' qui in cima. Raga, vado a mettere un pochino di Fahrenheit, perché non mi va giù il fatto di non averlo utilizzato. Contour in freddo. Uso il Nexo, quindi qua. Continuo il make up qua. Vado delicatamente ai lati del naso. Vado a congiungere questa ombreggiatura con quella del make up occhi. E poi naso, poi, raga, che io con il Precision Powder Brush non faccio, ma faccio la fronte perché bello, ragazzi, è la vita. Ho la fronte larga. Per chi vede le sue storie, lo sappiamo bene. Lo so, sono ossessionata, ragazzi, cioè, proprio lo adoro. È la forma perfetta per... Ok. Ha un po' di cipria. E poi è importante non lasciare quest'area del viso troppo spoglia, troppo chiara, quindi sfumo con un po' di bronzer. Ah. Come blush metterei il Gold Rush di Benefit. Sfumiamo. Io amo questo blush. Un po' luminoso, leggermente... blush? Pescato, ma super soft. Luminoso, un po' pescato. Io come posso non mettere, raga... il mio di Essence, il Silky Touch Blush, che adoro. Tocco di salute, rossore naturale della pelle, stupendo. Allora ne mettiamo prima di mettere l'illuminante. Vado di spray. Setting spray. Allora, io uso questo qua invece di Revolution, che mi sta piacendo molto il Profix. Comunque lo sto ancora testando, quindi poi vi aggiornerò. Molto umidificante, come dire, molto idratante, e rende il tutto super glowing. Questo non tanto glowy perché è matte. Ma vabbè. Ah, la palette di Soft X, quindi Make Up Revolution. Vediamo il colore. Userai questo qui, un po' gold. Il gold, quindi io vado di lui di Make Up Revolution, Vivid Baked Highlighter. Ok, ovviamente lo metto qua.
bello, ma come facciamo una volta a non resistere l'illuminante? Veramente. Cioè, guardate la vita. Del ah, proprio? Così, in questo modo abbiamo un'idea di occhio ancora. Quindi qua. Adoro! Un goccinino alla punta del naso. Ok. Un goccinino sull'arco di Cupido. Mm-hmm. E un tocchino qui, sul mezzo. Ah, io lo metto mai qua. Più alta. Così. Ok. Poi! Ci piace. Non abbiamo messo il mascara. Prima di metterlo... Io l'ho già messo. Mini piegacillino. E non ho piegato le ciglia, raga, sono un disastro. È proprio quella la cosa che adoro, sono iper... Ok, lui fa un po' di chiaroscuri sulle labbra, io ho applicato il mio rossetto liquido preferito perché mi piace un solo colore, anche perché andrò a fare un aperitivo eccetera, e questo qua è il Milani numero 10 Adorable, e poi applica un gloss super figo, dopo applica anche il Lava di Fenty Beauty che io non ho, e poi sono tutta coperta quindi non ha molto senso, e io invece applico come gloss il Gloss Bomb di Fenty, giusto leggermente. Ok raga, questo è il trucco finito. Ok raga, questo è il trucco finito, guardate l'illuminante quanto è power, è più ispirato perché in realtà è diversissimo, però l'ispirazione c'è, so good, ho imparato tantissime cose nuove, sono molto felice, poi io adoro Daniele e Melissa, quindi mi piace sempre molto, mi piace prendere ispirazione per fare anche dei look diversi, imparare nuove cose, eccetera, sperimentare. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia, che vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su o un commentino e noi ci vediamo al prossimo video!